Una grande corsa con un degno vincitore, Jalel Duranti, non ha scherzato e proprio negli ultimi 200 metri ha trovato la forza e il coraggio di rischiare, lasciando sul posto Federico Rosati che si è piantato quando già pregustava l'abbraccio della folla dopo la salita terribile di Sagliolino. Una corsa che ha fatto rivivere il fascino della Belle Époque. Gara bloccata nella prima parte quando il tracciato regalava pochi spazi per possibili attacchi. La strada ondulata che divide la Val d'Ambra e Val d'Arno non offre grandi possibilità per eventuali fughe. Le squadre dei corridori più forti hanno tenuto sotto controllo la situazione fino a quando è stato possibile. Poi, nel circuito finale, quello della strada delle mura, la media di colpo ha iniziato a salire in maniera vertiginosa, regalando un progressivo distacco tra i battistrada e il resto della compagnia. E nel gruppo di testa proprio i più attivi sono stati i corridori che troveremo nell'ordine di arrivo ai primi posti. Finale a Cardiopalmo con la salita di Sagliolino, giudice implacabile della corsa. Gli ultimi 2 chilometri regalano una pendenza che sfiora in certi punti anche il 10%. Con il caldo che non ha fatto sconti, il primo che ci provava rischiava di saltare in aria. E così è stato. Rosati ha provato nel lungo, ma è rimasto, come si suol dire, impiccato. Innocenti ha cercato di tenere duro, ma Duranti in contropiede è partito e ha preso quei metri necessari per arrivare a braccia alzate. Innocenti al secondo posto, lo sfortunato Rosati hanno completato poi il podio. Per Duranti, 23 anni, si tratta della prima vittoria stagionale. Guarda, sono contentissimo. Sapevo che questo qua non era il mio arrivo, però potevo dire la mia se arrivavo con un gruppetto ristretto, magari avvantaggiato. E è andata così, ha tenuto duro fino alla fine e sono riuscito a vincere.